Sanremo. Due generazioni a confronto, forse confronto non è la parola corretta, due generazioni a braccetto sul palco dell'Ariston che incontreremo proprio questa sera. Rettore e dito nella piaga, benvenute! Ciao! Ciao Radio Bruno, come va? Qua bene, dai, noi vi guardiamo fondamentalmente tutto bene, piuttosto voi come va visto che mancano poche ore alla performance? Beh, eravamo più pimpanti ieri, sì. Devo dire la verità, anche quando siamo arrivate. Adesso cominciamo a sentire un po' l'attesa snervante. Siamo cariche. Io ieri non ho dormito per l'adrenalina, quindi... E adesso è stanca, no? Infatti sì, il problema è che poi adesso sono stanca, ma non c'è problema, oggi spaccheremo tutto. Ma sì, Margherita, alla fine la forza della gioventù ti porterà a splendere su questo palco. Vorrei però partire dall'inizio per far capire anche ai nostri ascoltatori come nasce questa coppia particolare e sicuramente inedita. Certo, oddio, è sparito. Nasce dal... ci sei? Io vi sento, sì, vi sento e vi vedo. La musica nasce per unire, la musica è terapia, per cui nasce per unire varie generazioni, vari sessi, ed è uno stimolo sempre positivo, è la musica. E cantare insieme poi è ancora più gratificante. Ma com'è venuta l'idea di portare questo brano insieme al festival? Beh, è nata dal pezzo, nel senso, io quest'estate ho scritto Chimica, l'inizio di Chimica, che poi ovviamente è stata lavorata insieme, ispirandomi a tutta la musica di Rettore e al suo linguaggio, anche ai suoi giochi di parole che ha sempre utilizzato nella sua scrittura. E poi quando l'ho fatta ascoltare alla discografica mi hanno detto: ma ti va di provare a contattare Rettore? E vabbè, io ovviamente non pensavo fosse possibile e sono impazzita, ci siamo conosciute, abbiamo messo mano al pezzo insieme, che è diventata un'altra cosa ovviamente. E quindi che è diventato bellissimo, no, era già bellissimo, è diventato bellissimo e piuttosto anomalo per la musica italiana, perché potrebbe essere più berlinese, sì, o monegasco anche, perché molto... vicino, diciamo, sì, al mio splendido, ma anche molto vicino a Donna Summer, sì, a Moroder. Quanto c'ha di BPM? 160. Un bel schiaffo. Sì, quindi, una bella botta. Quindi si balla. Ci anticipate qualcosa anche sulla performance proprio fisica? Guarda, la performance fisica, noi non facciamo le ballerine, perché siamo due cantautrici, per cui... ci muoveremo libere di fare delle pazzie che ci vengono in mente lì al momento. La cosa l'abbiamo scritta prima, ma al momento chissà cosa ci verrà in mente di fare. Siamo libere. Qualcosa di anticipazione, visto che noi purtroppo il brano non l'abbiamo ancora potuto sentire, quindi vi chiedo delle anticipazioni anche per quello che riguarda il look, essendo, beh, Rettore un'icona di stile, cioè, voglio dire, e ci si truccava come Donatella Rettore e si fa tuttora. Ma ci si trucca, e si fa ieri tuttora. Ieri sera ho visto i Maneskin, ero tutti quanti truccati come me, tutti quanti con i glitter, tutto, e pensa che ho dovuto combattere, perché anche i miei stessi fan mi dicevano: non ti devi più mettere quelle cose in faccia. E poi invece tutti quanti i miei colleghi hanno rifatto esattamente quello che faccio io. Non solo, l'altro giorno mi hanno fatto un tampone, uno dei tanti tamponi, e le due ragazze infermiere avevano tutti quanti gli Swarovski attaccati. Sì, sì. No, ma infatti io... Icona non lo dicevo mica per fare un complimento a caso, lo dicevo non è che lo dico a tutte quelle che passano, dico icona di stile, so benissimo questo e quindi per questo volevo sapere se c'era un'anticipazione, qualcosa sui colori, qualcosa sullo stile, sarete... Sì, lei è vestita da uno stilista, io sono vestita da un altro, chiaramente siccome lei è una cantautrice e anch'io, ci abbiamo messo anche del nostro, perché è giusto che quando
tutti presenti su un palcoscenico che è così in vista come quello di Sanremo, che tu ci metta un po' della tua personalità, non solamente della personalità di chi ti veste. Assolutamente d'accordo, vi chiedo perché sono molto curiosa, da quando vi siete conosciute, avete iniziato a lavorare il pezzo, insomma, che ha avuto questa seconda vita, tanto da essere portato al festival, vi è capitato di discutere, cioè di non essere d'accordo su... Beh, ma quello succede sempre, con tutti, sì, nella vita, cioè proprio di una discutere. Cosa... Sì, cioè di confrontarsi, quello certo, ma penso sarebbe da pazzi non avere idee, cioè sarebbe un po' strano avere una relazione... Anche perché sennò non si crea, se non c'è una sana e robusta discussione, e non accade niente, se siamo, diciamo sempre di sì, dieci con l'ode, no, no. No, è che mi rivolgo in questo caso, chiedo soprattutto a Margherita, perché sai, tu sei giovanissima, ti trovi di fianco, rettore. Ma guarda, capisco, che lei è molto più preparata di me. No, ma io spesso sono più rompiscatole, cioè in realtà, guarda, in questo invece devo smentire una cosa che può essere un falso mito. Non è assolutamente vero che, essendo lei ovviamente un'artista molto più affermata, con molta più esperienza di me, si sia imposta. Cioè questa cosa non è assolutamente avvenuta, è stata anzi molto propositiva nel farmi fare proposte, anzi nell'accettarle, e questa cosa non era assolutamente scontata. Io ho tutto da imparare. Fantastica. Ho tanto da imparare, come l'anno scorso con la rappresentante di lista, e tuttora io Margherita e la rappresentante di lista le trovo sulla stessa lunghezza d'onda, le trovo molto ben piazzate, molto proiettate verso il futuro, e loro sono la musica italiana del futuro, una musica che andrà anche oltre questo confine, se Dio vuole. Ci tengo a dire che non ho mai immaginato che fosse un'imposizione, non volevo intendere questo, no, Margherita. No, ma io non intendevo che tu avessi detto questo, però no. Sai, nell'immaginario collettivo può sembrare giustamente che tu dici l'artista importante, invece è assolutamente una cosa che non è avvenuta, e però non dico assolutamente che l'hai detto, però può essere pensabile, no? In generale. Abbiamo fatto bene a smentirlo. Facciamo un salto insieme, anche se non abbiamo ancora sentito la vostra chimica. Facciamo un salto a venerdì. Il brano che avete scelto è, credo, insomma, si spiega da solo, nessuno mi può giudicare, ma voglio sentirlo dalla vostra voce. Come mai, Caterina Caselli? Perché Caterina Caselli è stata una mia mentore. Ho cantato, il primo duetto che ho fatto nella mia vita l'ho fatto con Caterina, che era leader drummer boy, e se qualcuno ci può giudicare solo Caterina. Mi sembra giusto. Quindi la scelta, chi è, cioè diciamo la proposta, l'hai fatta tu, Donatella, l'hai fatto tu, rettore? No, è stata, io ho proposto 8000 pezzi, avevo proposto donne, musica ribelle, vita spericolata, i figli delle stelle, io volevo fare un album fra un po'. Cioè, perché prima c'era 60, 70, 80, poi sono state messe anche i 90, perché sennò anche dei 90 avevo... Avrei fatto acido acida. Ah, Prozac Plus, acido acida. Era totalmente nelle nostre corde. Vabbè, bisogna fare un album di cover, ragazze, ve lo dico, perché qua ci avete già fatto venire voglia di sentire le vostre versioni di tutti i brani citati. Quindi una sola serata di cover potrebbe non bastare. Però abbiamo parlato di album, e se vogliamo Perché abbiamo citato dei bei brani. Ah, caspita, io ho sentito musica ribelle, sono già andata proprio fuori di testa, perché parliamo di un grandissimo cantautore, ma per dire uno, voglio dire, mi è rimasta. E poi dopo uno mi cita le canzoni, cantano nella testa e poi perdo la concentrazione. Quindi rimaniamo qua sul pezzo, e sono più interessata a sapere dei vostri dischi. Margherita, hai un album che è già uscito? Sì, è uscito il 14 gennaio, si chiama Camouflage. Sì. Però avremo una riedizione con l'aggiunta di questo brano? Sì, certo, uscirà il vinile, uscirà il CD, e poi soprattutto quest'estate faremo un bel tour, e ovviamente il rettore sarà ospite. Ospite, certo. Io invece comincio con quattro subito.
partire da marzo comincio con 4 teatri grossi, il Brancaccio di Roma, il Lirico di Milano, poi saremo a Varese e non mi ricordo più, però mi ricordo questi due molto importanti e già poi uscirà chiaramente a primavera il mio nuovo sospirato album e sarà ancora una volta una è sempre, io ci penso sempre prima di fare un album perché è una cosa che resta, per cui sono passati 10 anni e da Caduta Massi e questa è un'altra pietra miliare, boom, un'altra pietra per fare questa chiesa, chissà se ci riuscirò a finirlo. Prima di salutarci vi chiedo, visto che ieri eravate, vi immagino proprio così, col plaid sulle ginocchia in albergo a guardare, non credo sul col plaid, no, però dai. Però avete guardato la serata. Lei è andata dai Jackal. Ok. Poi siamo andati al TG1. Prima siamo andati al TG1. Io mi sono vestita da signora omicidi. Mi ha detto devi camuffarti, non devi farti riconoscere. Io mi sono vestita da Miss Marple. Eri fighissima però. Mi sono vestita da Miss Marple per spiare il pubblico di Sanremo e farglielo vedere a Margherita. Vedi com'è il pubblico di Sanremo, hai capito che razza di chimica? E credo, hai capito o non hai capito? Io non ho capito niente. Ecco, Gagliardo. Fantastico. Però avete voglia di farmi un commento sulla serata di ieri? Potete dire quello che volete, potete parlare sia dei cantanti, se siete stati, se siete riusciti a sentire tutto quello che è andato, ma come degli ospiti, come vi è sembrata? A noi è piaciuta tanto la Veronica, ci è piaciuta tanto la Veronica e Dario e la rappresentante di lista. È arrivata l'ora della fine, mi piace moltissimo, la trovo geniali, bravi, bello come grandi performer, grande scena, grande pezzo, gente preparata, artisti, non ci sono più quelli che ci provano, sono quelli che studiano e loro sono dei ragazzi che provano fino allo sfinimento, si fanno le coreografie, si scrivono i testi, sono meravigliosi, da vedere in concerto. Io ho trovato molto bravi anche Mahmood e Blanco, io li ho trovati molto bravi, il pezzo era molto bello e poi secondo me erano proprio molto dentro, cioè li ho visti che erano proprio emozionati sul palco e quindi mi sono piaciuti molto. Quindi Noi dobbiamo essere ghiacciate, proprio due starattiti. Però allora era un pezzo cioè intimo, con cui ci stava che fossero, cioè erano proprio belli da vedere perché si vedeva che ci stavano proprio dentro con l'anima, capito? Io volevo dire, per fare la battuta conclusiva, avevano una bella chimica. Esatto. Perfetto. Ragazzi, non vediamo l'ora di sentirvi questa sera, quindi in bocca al lupo e non vediamo l'ora anche di vedere la performance. Sì, facci gli auguri, ti prego. Gli auguri portano male, mi hanno detto. No. Posso? Allora, sì. Auguri ragazze, grazie. Per questa sera. A prestissimo, un abbraccio. Ciao, grazie. Viva Radio Bruno.